Belli raga, Power Robby, bentornati al mio canale. Riprendo i lavori sul Tecumseh. Oggi realizzerò le piastre per fissare il carburatore al motore, quindi il collettore d'aspirazione. Ho già fatto qualche foro. Ecco qua. Sono entrato poi diretto con questa, ma non ce la fa. E allora adesso col trapano e la puntazza vado ad allargare il più possibile i fori, quelli grandi, dove poi verrà inserito questo. Qua così. Quindi devo fare dei fori grandi così, né più né meno. E niente, adesso col trapano e purtroppo non ho qua tutta la mia attrezzatura, c'ho solo poche cose e con queste poche cose devo realizzare questa cosa qua, queste piastre qua. Bene, ho trovato un po' di roba, punte nuove, ma queste valgono una cippa sul ferro, cioè se devi scavare profondo non va bene, si bruciano. Poi ho trovato questa che invece è una tazza con le palline, questa qua. Lei dovrebbe riuscire a farcela, che tra l'altro è quasi quasi della stessa misura del tubo, quasi poco più piccola. Poi ho ritrovato una mia vecchia fresa, ma anche questa non è cosa. E poi una di queste, il resto non so che fine abbia fatto. Vediamo con questo se... Io proverei direttamente con questa, ma non ha il centraggio. Facciamo così, visto che scava di brutto, questa ce la fa. Parto da questa. Parto da questa, questa pazienza. Parto da questa. E quindi con la giusta attrezzatura ce la fai. Con questa di mio zio Paolino.
Grazie, zio Paolino. In questa ho fatto subito, veloce e facile, i fori. Questo è il risultato. Ho fatto la staffa, l'ho provata sul motore e devo dire che combacia abbastanza bene. Questa è la guarnizione campione che ho fatto. Ok, l'ho fatta un pochino volutamente più grande la staffa perché è molto molto fine questo materiale. Le viti purtroppo risultano un po' troppo vicine al tubo, quindi non so cosa fare. Male che vada, macco il tubo. Una volta saldato, gli do due botte di martello, schiaccio un po' il tubo. O lo schiaccio un po' con il pappagallo. Tanto questo tubo è 1 mm, quindi manneabile. Adesso vado a prendere la saldatrice e piano piano puntando spero di riuscire a saldare. Almeno puntarlo, perché poi dalla parte di là ci vado a mettere la colla bicomponente, che lo rende stagno di sicuro. Ecco qua il mio bestione, è nuova ma sta già facendo la ruggine, perché qua i metalli non durano un cazzo. Questo è il mio bestione, che per alcuni magari è piccola, ma per me è una bestia della Madonna. L'ho usata qualche volta, ma io non sono un saldatore e quindi. Poi vabbè, ho sempre saldato a elettrodo e usare sta cosa qua mi trovo impreparato. Per l'appunto, con la scusa, oggi proviamo questi occhiali da saldatura che speriamo sono fighi come sembrano. Perché usare la maschera è una cosa che io odio veramente. Ce l'ho, c'ho anche quella bella di maschera, ma mi stanno proprio sulle balle. Questi sono gli occhiali. In teoria sono già accesi, non vedo nessun interruttore, non mi ricordo cos'è che bisogna fare. Ah no, sono solari, quindi energia solare, quindi si attivano da soli. Boh. Proveremo, vediamo cosa succede. Questi occhiali non li ho mai usati prima, sono nuovi. Il problema è che io senza occhiali oramai non ci vedo più un cazzo, quindi speriamo che riesco a vederci lo stesso anche tenendo su questi cosi qua. No, devo dire che non ci vedo molto, vedo tutto opaco. Senza gli occhiali non ci vedo bene, con gli occhiali ci vedo bene. Quindi ora provo a fare una cosa. Tengo sotto i miei. Ecco, ci metto sopra questi. Sì, un po' meglio ci vedo. Poco, poco meglio. Ora devo regolare la saldatrice in maniera che quando vado a dare la puntata carica giusto senza esagerare. E qua ci vuole un po' di tempo ora che la vado a regolare bene. Che ripeto, non sono esperto.